Vi ringrazio per essere qui con noi. Io farò una presentazione di presentazione in realtà a tutto quello che sarà poi la giornata che porterà una parte scientifica dove verranno un po' affrontati dei temi relativi ai problemi del sonno del bambino e poi la presentazione di questa ricerca che abbiamo portato avanti come APEG iniziata dal 15 marzo dell'anno scorso fino a luglio di quest'anno. Perché è questo progetto a tre? In realtà nello statuto APEG di cui io sono presidente dei nostri scopi e delle nostre funzioni è proprio la ricerca. E oltre alla ricerca c'è il discorso di collaborare con tutte le figure sul territorio per poter affrontare quelle che sono le problematiche che riguardano il bambino, oltre al discorso dell'organizzazione che può portare a una migliore assistenza nei bambini nei nostri studi. Abbiamo quindi deciso di fare questo studio osservazionale prospettico sulle modalità del sonno in bambini da 0 a 12 mesi seguiti dal pediatra di famiglia. Questo perché? Perché avevamo visto col professor Bruni, che rappresentava quindi la parte universitaria, che gli studi epidemiologici sul sonno dei bambini in Italia erano scarsi e oltretutto allo stato attuale non esistevano delle ricerche di tipo longitudinale sull'argomento. Data questa premessa risultava evidente che era necessario avere conoscenza di come l'evoluzione dei pattern di sonno normali poteva permettere di individuare quindi precocemente quelli che erano i bambini potenzialmente a rischio e poter attuare delle misure preventive precoci. Poi lo studio poteva anche fornire dei dati interessanti sugli aspetti culturali e relazionali che ovviamente ruotano intorno al momento di dormire, quindi l'addormentamento e tutta la fase del sonno. Il sonno non è semplicemente un fenomeno fisiologico, ma sappiamo benissimo che è influenzato fortemente da fattori biologici e culturali e il concetto di normalità varia nelle varie culture. Tant'è vero che gli studi che poi sono stati fatti anche in altre nazioni, sia europee che internazionali, non possono essere riferite poi alla nostra cultura. Quindi questo ci spingeva ancora di più a fare un lavoro di questo genere. Tra l'altro i pattern di sonno cambiano rapidamente nel primo anno di vita e i disturbi del sonno rappresentano veramente uno dei problemi più grandi e che fa parte del nostro lavoro, cioè nelle nostre giornate spesso i genitori, soprattutto dei bambini del primo anno ma poi anche del secondo, del terzo e così via, ci chiedono di risolvere quelle che sono le problematiche del sonno dei nostri bambini. Comunque la difficoltà di confrontare poi i risultati tra i diversi paesi era anche legata al fatto che venivano osservati gruppi diversi di età e anche le domande, le definizioni che riguardavano i diversi problemi del sonno erano differenti. Per cui tutte queste differenti metodologie rendevano impossibile giudicare se il sonno cioè la variazione del sonno era legata alla cultura oppure se c'erano delle differenze reali percepite anche dai genitori rispetto a questo problema. E tra le altre cose era molto interessante affrontare questo problema perché negli ultimi 30-40 anni si è verificato un progressivo decremento della durata del sonno e questo è anche un problema che interessa sicuramente l'età evolutiva. È noto poi che il sonno insufficiente può essere associato a degli effetti negativi sulla salute e sullo sviluppo cognitivo del bambino e neurologico, quindi queste erano tutte delle motivazioni decisamente importanti per portare avanti questa ricerca. Qual era l'impegno del pediatra in questa ricerca che avevamo deciso di così richiedere? Era la verifica della reclutabilità del paziente con i vari criteri di esclusione, di informare e ottenere il consenso dai genitori con la firma di entrambi i genitori, quindi inserire poi dei dati iniziali nel software che sarebbe stato approntato, prendere nota del numero di riferimento del paziente, assegnato al paziente, perché ovviamente c'è il discorso di mantenere la privacy e quindi gli altri colleghi, né l'amministratore né le intervistatrici dovevano sapere comunque chi fosse questo paziente. Poi poteva seguire l'andamento delle interviste dei pazienti da lui reclutati e segnalava ovviamente all'amministratore del software se ci fossero stati dei problemi.
Qualche numero, bambini reclutati 770, numero di bambini che poi hanno portato a termine la rielezione 726 e il numero di pediatri che inizialmente hanno partecipato ma poi quelli che effettivamente hanno reclutato bambini sono stati 81. Poi il numero delle altre interessate sono state 34, questi numeri sono interessanti, poi ve ne parleranno i colleghi successivamente per dirvi la mole di lavoro che abbiamo dovuto sostenere. Queste sono le regioni italiane con il numero di bambini che per regione sono stati reclutati e per questo ringrazio tutti voi presenti e i colleghi che non sono potuti venire ma a cui verrà ovviamente verranno comunque inviati i risultati della ricerca e quali erano i benefit che ci eravamo proposti per il pediatra che partecipava. Partecipazione all'evento formativo ABOCA e questo in realtà per 50 pediatri hanno partecipato. Crediti formativi legati alla ricerca, sia alla parte proprio della ricerca sia all'evento di oggi e quindi sono 11 crediti formativi. La comunicazione in anteprima dei risultati della ricerca e oggi questo avverrà. La partecipazione all'evento di pubblicizzazione dei risultati, oggi siete nostri ospiti e siamo molto felici di avervi. La consulenza di Oliviero Bruni e di Maria Ancona per quelle che erano le problematiche relative al sonno. Spero che l'abbiate utilizzata e comunque sono qua oggi e quindi se non l'avete utilizzata potete sicuramente oggi con le vostre domande richiederla di nuovo. E poi la citazione su eventuali pubblicazioni che verranno fatte per questo lavoro che di cui i risultati sembrano decisamente interessanti. Chi devo ringraziare? Oliviero Bruni che ha rappresentato l'università, Maria Ancona e Carla Signori che sono praticamente dei nostri cari amici e dei nostri collaboratori da sempre, Andrea Mannini, Anna Pasquini, Gianni Casa, Antonella Ulliana che hanno si sono arrogati così un po' il fatto di fare il questionario, che è stato poi ovviamente visionato dal professor Bruni, ma che in una bellissima giornata nella casa di mare di Andrea hanno prodotto questo eccellente risultato chiacchierando, mangiando e bevendo anche vino. Per cui i risultati non so se saranno quelli. Mi scuso con Mariangela, in cui ho scritto il nome in una maniera non corretta, ma stanotte alle 2 stavo scrivendo queste cose, quindi devo dire che forse un po' i fumi e la stanchezza mi hanno un po' preso. E Giovanna Pastorelli, che insieme con gli altri hanno fatto da referenti per quelli che erano i gruppi in cui erano stati divisi i colleghi e che hanno partecipato da tutta Italia. Poi tutti i pediatri di famiglia, ovviamente, che hanno partecipato e le intervistatrici. Questo per dirvi quanto è possibile questa integrazione che devo dire molte volte è difficoltosa, quindi se tutti hanno voglia di lavorare, tutti hanno di fare, probabilmente le cose poi vengono bene. Pronti a ripartire? L'enuresi questa sconosciuta. Noi stiamo programmando un'altra ricerca, ci farebbe molto piacere che come la precedente continuaste a collaborare. Vi ringrazio per l'attenzione. Buongiorno a tutti, sono Magda, tanti di voi li conosco, saluto tutti gli altri colleghi. Come avete notato la giornata di oggi è divisa fondamentalmente nella mattinata in cui parleremo del sonno e di tutte le sue implicazioni dal punto di vista psicologico, dal punto di vista terapico e questo pomeriggio ci sarà il clou con la presentazione dei risultati. Che devo dire sono sconosciuti ai più tranne a due eletti, quindi anche io sono estremamente curiosa di sapere che cosa ha prodotto questo notevole mole di lavoro. Chiamo quindi la dottoressa Novelli a parlare di maturazione del sonno e dati epidemiologici europei.